Una sala gremita, degna delle più agguerrite competizioni elettorali, ha fatto da scenario ieri sera alla Baia dei Mulini a Trapani all'evento organizzato dal PD, segnatamente dall'onorevole Paolo Ruggirello, a sostegno delle ragioni del sì, e che ha visto la prestigiosa presenza dell'europarlamentare Simona Bonafè, oltre che di alcuni rappresentanti dei vertici del partito, dalla senatrice Pamela Orrua ai deputati regionali Antonella Milazzo e Paolo Ruggirello e al segretario provinciale Marco Campagna. La platea è una platea fatta anche di soggetti istituzionali, di consiglieri comunali che mi sono stati a me vicini da tanti anni e sul sì ci crediamo, crediamo infatti su quello che sarà un cambiamento che Matteo Renzi e tutta la sua struttura e il Partito Democratico Nazionale si è intestato, e abbiamo voluto una esponente di lusso, se vogliamo così definirla, nella Simona Bonafè come rappresentante del partito, come rappresentante del partito in Europa e come giovane donna che ovviamente anche qui è un impegno, una promessa di voler rivoluzionare nell'ambiente politico più donne rispetto agli uomini, lo si è fatto già nel passato con le varie leggi e credo che la stessa Simona ha dimostrato nella sua attività politica di saperci fare e di essere un punto fermo e di riferimento anche per quello che possono essere le problematiche nostre in Europa, dalla pesca a quant'altro, dove deleghiamo anche lei come punto di riferimento per le nostre politiche locali. Una manifestazione comunque che ha dato il senso di come, tardivamente forse, si è colta l'esigenza di entrare nel merito della riforma, i cui temi principali sono stati naturalmente affrontati nell'intervento della europarlamentare che ha ricevuto grande attenzione da parte dei presenti. Votare sì oggi significa portare quel cambiamento di cui il nostro Paese ha bisogno e che per troppi anni è stato promesso e non è stato mantenuto. Votare sì significa non solo rendere le istituzioni più semplici, abolire il bicameralismo paritario, abolire il CNEL, ridurre i costi della politica e ridurre il numero dei parlamentari, ma significa anche e soprattutto continuare a sostenere un processo di cambiamento, che è un processo di cambiamento che vede nella legge costituzionale la riforma madre, ma che è un processo di cambiamento che ha portato avanti anche altre leggi molto importanti, il Jobs Act, la riforma della pubblica amministrazione. Quindi votare sì significa andare avanti. Tutto non è stato fatto, abbiamo ancora tante cose da fare, votare sì significa andare avanti per questa strada. È vero, sono gli ultimi giorni, non parliamo di sondaggi, anche perché i sondaggi ultimamente, diciamo che con tutto rispetto per i sondaggisti, però diciamo che non hanno... È di moda oggi che i sondaggisti possano essere smentiti. Ecco perché le dico, non parliamo di sondaggi, sono gli ultimi giorni, dobbiamo rimboccarci le maniche e soprattutto dobbiamo spiegare nel merito perché votare sì, perché di bugie intorno al no ne girano tantissime. E se spieghiamo perché nel merito dobbiamo votare sì, non c'è partita. E io sono convinta che possiamo convincere tanti indecisi.